Ergastolo, rimozione della potestà genitoriale e 300.000 euro di risarcimento nei confronti del figlio minorenne. Questa è la sentenza in primo grado emessa dalla Corte d'Assisi del Tribunale di Pesaro nei confronti di Mustafa Al-Ashri per l'omicidio di Anastasia, uccisa con 29 coltellate nella mattinata del 13 novembre 2022. Una sentenza che gli avvocati della parte civile giudicano giusta, seppur da un processo simile non vinca nessuno. Sono state riconosciute le aggravanti e questa era determinante affinché venisse applicato l'ergastolo, perciò quindi sulla pena siamo molto soddisfatti. Sul risarcimento hanno riconosciuto una cifra decisamente inferiore rispetto a quella che avevamo richiesto, tuttavia è comprensibile. Appunto, come dicevo prima, era un risarcimento simbolico e perciò sarà anche di difficile in realtà recupero. Si è detto in questo processo, in un processo simile, non vince nessuno. No, non vince nessuno, perché la pena è giusta e appunto dà onore alla vittima. Tuttavia abbiamo un bambino che non ha più genitori, è stato sollevato anche dalla potestà genitoriale, questo è un passaggio fondamentale della sentenza, non poteva essere diversamente in realtà. Quindi anche su questo siamo soddisfatti. Il bambino vive in Ucraina, dai nonni è stato adottato, quindi per lui la sua mamma e il suo papà attualmente sono i nonni, sta bene. Però è un bambino che non ha più i genitori, quindi ecco, insomma, è una sentenza giusta, ma è una sentenza che non dà, in realtà non vince nessuno. La difesa annuncia già che farà ricorso, non comprendendo le motivazioni che hanno portato l'ergastolo scaturito in seguito alla convalida delle aggravanti. Dovremmo capire sulla base di quali elementi la Corte d'Assise ha ritenuto escluderle. Ritengo che sia una sentenza dettata anche dall'onda emotiva del momento. Vedremo un attimo quelle che sono le motivazioni che ha utilizzato la Corte d'Assise per vedere confermato parte dell'impianto accusatorio e soprattutto anche i maltrattamenti che onestamente io almeno dalla lettura di quelli che sono gli atti non si ravvisano. Però io rispetto logicamente il lavoro della Corte d'Assise e il nostro dovere logicamente abbiamo gli strumenti per poter impugnare la decisione della Corte d'Assise, lo faremo con la massima serenità. L'unica cosa è capire un attimo se esisterà aggravanti, se esistono delle aggravanti dell'omicidio oppure il fatto che determinati omicidi avvengono in un contesto familiare nei confronti della donna rappresenta di per sé questo un aggravante, perché ripeto, da quello che è emerso dalla struttura dibattimentale onestamente non mi spiego come non siano state riconosciute quantomeno le attenuanti in generico.